E sono quasi 250.000 i casi di Covid registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia. Ancora alto il numero dei contagi. Il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile definisce preoccupante il fatto che da oggi finisca il distanziamento sui treni a lunga percorrenza. Carlotta Manno. Cresce ancora lievemente la curva del contagio nel nostro paese. I dati di oggi segnalano 379 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. L'andamento dunque, seppur stabile, testimonia che la circolazione del virus non si è arrestata. Una sola regione ha zero contagi, la Valle d'Aosta. Le regioni più colpite, Veneto e Lombardia. Dal report settimanale del Ministero della Salute emerge come sia cambiata l'età media di chi viene colpito dal virus. Se prima erano gli anziani più fragili davanti a Covid-19, oggi sono i quarantenni. Persiste una trasmissione diffusa e questo provoca focolai anche di dimensioni rilevanti. Al momento sono oltre 700 quelli attivi. Abbiamo diversi focolai, soprattutto a partenza da casi importati, e siamo circondati da paesi in cui il numero di casi in questo momento sta aumentando. Non dimenticare dunque i numeri di questa emergenza, che ha visto un totale di quasi 250.000 persone contagiate, oltre 35.000 vittime e quasi 200.000 guariti. Tutto ciò comporta comunque la necessità di continuare a tenere dei comportamenti prudenti, il distanziamento fisico, utilizzare le mascherine in luoghi pubblici, soprattutto al chiuso, e lavarsi frequentemente le mani. E intanto l'Agenzia del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione di un vaccino di produzione italiana per i ministri Speranza e Manfredi, un passo avanti nella ricerca. L'Europa e la seconda ondata, tornano misure restrittive e lockdown parziali nel...